Graffiti giganti sui muri degli edifici industriali, una raffica di colori tra l'architettura sorda e pesante di tipo sovietico. Siamo a Minsk, in una delle vie più insolite della capitale bielorussa. È difficile da credere, ma pochi anni fa questa era una tipica strada della periferia di Minsk, con edifici industriali semi-abbandonati e poco altro. Tuttavia, grazie ad artisti e designer, la strada è cambiata completamente. Abbiamo incontrato Aptie Zief, stilista bielorusso, che spesso viene in questa strada in cerca di ispirazione. Crede che questo posto sia diventato, in un certo senso, un centro culturale della città di Minsk. Negli ultimi 5 anni questa strada è diventata forse la più colorata di Minsk. Grazie a questa strada Minsk è diventata più libera, respira di più perché ai giovani mancavano spazio per l'autoespressione. Persone che vengono da altre città sono così impressionate da non voler nemmeno tornare a casa.